Allora, praticamente stanotte verso, pensiamo, le 3:30, perché un ragazzo all'improvviso si è svegliato senza capire il motivo, qualcuno deve aver sparato con una carabina o con una fionda o qualcosa, comunque una pallina di acciaio contro il vetro del camper e contro il vetro della macchina. Quindi si sono alzati al mattino questi miei due colleghi, hanno trovato la macchina con il vetro rotto e pensavano fosse un sasso o qualcosa, poi invece si sono accorti che anche il camper aveva il vetro dove solitamente dormono più che tutto le donne, perché è uno spazio piccolo, e invece questa notte c'erano due uomini e quindi lì non hanno dormito, che appunto c'era il vetro rotto. Allora poi abbiamo cercato nella macchina e anche nella macchina non c'era il sasso, c'era questa pallina di acciaio. E niente, abbiamo chiamato la polizia e probabilmente qualcuno è passato, si è fermato, e è impressionante perché non hanno colpito il vetro grosso del camper che era più facile da colpire, ma hanno colpito il vetro più piccolo che è dove ci si mette lì a dormire, e quindi poteva prendere la testa e uccidere una persona, cioè lo consideriamo un tentato omicidio praticamente. È vergognoso perché sei qui per difendere il posto di lavoro e oltre a lottare con questi titolari che non sanno fare i titolari, devi lottare anche con quelli che fanno queste cose, perché non è un atto vandalico così, o qualcuno che l'ha fatto di proposito. Infatti c'è sempre stata qui, adesso era qualche mese che c'era la vigilanza, che era stata l'azienda a voler mettere qua la vigilanza, e caso strano, proprio da stanotte la vigilanza non c'era più tutta notte. Quindi probabilmente anche qualcuno che sapeva. Vabbè, c'è stata una lettera anonima, considero molto stupida, a un giornale, è stupido anche il giornale che l'ha pubblicata, visto che era una lettera anonima. Poi ci sono state delle telefonate anonime, una in particolare alla mia famiglia, intimidando appunto la mia famiglia a dire che io non devo andare in giro a parlare. Eccoci. E, poi vabbè, c'è stata una notte che hanno sparato un petardo, vabbè, tutte cose che uno cerca di lasciar correre. Questa sinceramente è una cosa molto grave, che però mettiamo insieme a tutte le altre, quindi telefonate anonime, petardo, non so, la macchina rigata e via, tutte cose che cerchi di non pensarci, però poi quando le metti insieme tutte iniziano un po' a diventare tante. Ma con l'azienda abbiamo fatto l'accordo di proseguire con la cassa integrazione, che per il momento la stanno facendo gli impiegati. Sappiamo che non sono tutti d'accordo, però è sempre meglio che perdere il posto di lavoro completamente, quindi facciamo la cassa integrazione se è necessaria per risollevare l'azienda e rassegniamoci che dobbiamo farla tutti.